A Comunale di Secchiaro Novafetta e Mondaino si affrontano dopo essere state rispettivamente battute e fermate sul pari da Riccione e Rivazzurra Miramare. Il pubblico è quello delle grandi occasioni nonostante il paese sia in festa. Fabri deve rinunciare a Baldinini strappatosi nel precedente turno, confermi in avanti per il duo offensivo composto da Stefanelli e Muratori. Dall'altra parte Crosetta rappresenta la stella del Mondaino insieme a Pagnini, il numero 10 è un certo Federici, classe 76. Proprio i tre al primo minuto confezionano l'azione che porta a insidiare la porta difesa da Sbrighi. Federici duetta con Crosetta, il quale allarga per Pagnini che a sua volta mette al centro Maharapi e segue una diagonale perfetta evitando pericoli maggiori. Al terzo Muratori, servito in profondità, viene esteso così dalla retroguardia ospite. Milendi della sezione di Cesena assegna la punizione, della quale si occupa lo stesso Muratori. L'attaccante con l'occhio di falco e con la memoria di ferro si ricorda che la mattonella è quella della prima giornata col Granata, studia la posizione e aziona piede a martello dando alla sfera quell'effetto che induce Gabellini all'intervento scontrandosi con il palo. Alla sua sinistra, sulla ribattuta, Stefanelli getta il pallone in fondo a sacco. La sua posizione è però considerata irregolare. Da calcio piazzato, l'altra strada è match. Federici prova ad emulare Muratori, ma la mira è da dimenticare. L'asse Gori Sebastiani lavora bene. Dal cross di quest'ultimo Stefanelli scivolata manca l'appuntamento con la rete. Il Mondaino tiene bene il campo e sfrutta al meglio i calci piazzati, uno dei quali porta al gol al 28esimo. Gli ospiti, la punizione è a cura di Gerometti. La testa è quella di Crosetta che spunta in mezzo a quella di due marcatori con Sbrighi che a mani aperte non vede arrivare il pallone. E dunque il Mondaino a sorpresa passa in vantaggio. In chiusura di tempo Balducci apre per Amantini, il centrocampista mette al centro, Sebastiani viene chiuso, l'arbitro ferma il gioco, ma il centrocampista ex San Marino in maglia numero 8 viene atterrato in area di rigore causando una serie di proteste con due cartellini gialli. Termina qui il primo tempo. Ad inizio ripresa da calcio piazzato Muratori innesca Balducci che di testa chiama la deviazione in corner Gabellini. Il Mondaino mette fuori il naso dalla propria area di rigore, non potrebbe farlo con Pagnini, ha solo personale terminato tra i guantoni di Sbrighi. La pressione dei Novafetta continua, l'asse Gori Sebastiani continua a dialogare a meraviglia. Il tiro cross del numero 7 crea diversi grattacapi alla retroguardia ospite, lo stesso numero 7 deposita i palloni nei piedi di Balducci che calcia centralmente, ma il gol è nell'aria. Amantini appoggia la sfera all'indietro, Ceccaroni studia il posizionamento dei compagni dopo aver superato la metà campo e pennella questo traversone dove Stefanelli fa il velo per la corrente Muratori che calcia di prima intenzione infilando Gabellini nell'angolo alla sua sinistra per il quarto centro di stagione in altrettante gare. Il replay ci mostra la prodezza del pipita gialloblu, ma al 42esimo la rimonta è d'opera d'arte. Sgarbi la definirebbe la solita caprata, ma Stefanelli, che si mostra una montagna, difende con artiglio e piedi da guerriero i palloni in mezzo all'arda difesa del Mondaino, con Giuliani e Tenti che non riescono a sovrastare il nazionale sammarinese che di forza precisione batte Gabellini per il 2-1 finale. La festa è compiuta e ora, dopo il replay meritato, la corsa sotto la curva assieme a tutta la squadra ha tutto un altro sapore. E se i minuti finali erano stati fatali nella precedente partita con il Riccione, mai come questa volta sono stati di godimento assoluto per la formazione di Achille Fabbri.